Mentre sgranocchio un Nutella biscuit, vi do il benvenuto al primo video del 2020. Scusate, ma sto morendo di fame. Basta. Allora, primo video dedicato alla mia passione per il disegno e quindi la scroll box. Questa è quella di dicembre. Allora, vi dico subito che la mia scroll box ha avuto un piccolo imprevisto, in quanto è la prima volta che mi succede, manca un pezzo. Non è di quelli fondamentali, diciamo, se ne può fare anche a meno perché ce n'abbiamo altri. Manca il righello che era appunto previsto, però è un regalo molto carino, mi è venuto perché è piccolino, è di 15 cm, io invece ne ho uno enorme, quindi è bello maneggevole. E più che altro era molto carino perché era satinato, color rame, insomma un oggetto molto carino. Ho scritto al servizio clienti e mi hanno risposto che me lo invieranno con la formula as soon as possible, quindi vedremo se mai arriverà. Di sicuro, se non dovesse arrivare, non starò di nuovo comunque a scrivere, a fare storie, che non ho voglia, ripeto, perché non è comunque una cosa fondamentale. E comunque vi terrò aggiornati nei prossimi video sulle scroll box. Questa di dicembre è molto carina e per la prima volta non conteneva né una matita né una gomma, e questa per me è una novità perché finora le ho sempre trovate queste cose. Qui non c'erano, anche se io però per fare il mio disegno l'ho comunque utilizzate, perché cioè è impossibile disegnare senza avere comunque delle linee base, e quindi un po' ho barato perché ho utilizzato prodotti non contenuti nella box, ma era impossibile. Poi, come dolcetto, c'era una semplicissima caramella senza marca Toffee, che mi è piaciuta tantissimo perché io adoro il sapore del caramello, proprio, cioè mi piace tantissimo. E quindi niente, io direi di andare subito a vedere cosa contiene la box e vedere cosa ho disegnato io. Ho fatto ben due disegni questa volta e quindi vi dico un po' cosa penso dei prodotti. Allora, la scroll box di dicembre contiene questo album, me lo metto così, questo album in formato A5, che è formato da fogli neri, e qui il fogliettino illustrativo ci dice che è il Clairefontaine Paint on Black Pad. C'è scritto che questa carta è colorata in modo naturale ed è una carta molto pesante, molto spessa, ed è fatta da materiali raw, quindi non lavorati, insomma abbastanza naturali, da foreste che sono ecologiche, insomma comunque sostenibili, ecosostenibili, ed è ideale per una grande quantità di tecniche e di materiali come gouache, che è, come ho detto, il colore a tempera, e acrilico, così come anche i marchi, l'inchiostro, i pastelli, le matite, e comunque prodotti secchi e per il collage. Questa carta inoltre presenta due diverse texture, quindi ha dei lati a il lato con due diverse texture, e quindi c'è un lato molto più ruvido, quindi molto più lavorato, e un lato, che è appunto quello dietro, che invece è più liscio, per garantire, quindi per poter appunto dare più stili diversi, quindi effetti diversi ai vostri lavori. Quindi usa le diverse carte e i diversi anche prodotti metallici che sono appunto contenuti nella box,
per creare appunto questi diversi effetti, per dare appunto questi effetti quindi più scuri o comunque colori in contrasto a queste appunto nostre creazioni. Quindi poi vi faccio vedere che cosa ho disegnato io, e questo è un prodotto. Allora, iniziamo innanzitutto dicendo cosa c'è scritto nella descrizione di dicembre, non ve l'ho detto. Questa è la stagione per essere splendenti e metallici, e questa box contiene gli strumenti perfetti per aiutarvi a esplorare il mondo geometrico e astratto e per perdervi nelle linee, nei quadrati, nelle forme. Prendete ispirazioni dalla nostra artista che è stata appunto menzionata, che non l'ho appunto neanche tirata fuori questa volta, e create delle sfumature metalliche bellissime, e vedete come i vari colori stanno bene insieme e interagiscono tra di loro. La carta è molto, è anche appunto una carta molto dura, molto spessa. Se vogliamo appunto aggiungere un po' di acqua alle matite e quindi provare, però poi su questo vi dirò. L'artista del mese ha creato tutti questi giochi di geometrie ed è Mirela Duta, ok? Quindi è questa, e ha creato appunto tutte queste cose, ok? Poi abbiamo ovviamente il pezzo forte, sono queste 6 matite pastelli, che sono appunto queste, e sono metalliche, cioè sono proprio bellissimi, e praticamente questo righello che era appunto compreso era proprio di questo color rame così satinato bellissimo. Infatti era della stessa marca Derwent, però appunto io non ce l'ho. Allora, queste sono le matite che sono appunto i pastelli metallici Derwent, matite appunto metalliche Derwent, si sfumano insieme in modo meraviglioso per creare dei vividi ed effetti appunto vividi e suggestivi. Queste matite sono anche solubili con l'acqua, quindi sono molto, diciamo, belle per creare dei disegni watercolor che brillano, quindi glitter, insomma, senza però il macello che si forma praticamente quanto appunto ci si sporca con i normali watercolors. Sono anche molto facili da sfumare, e così non vi dovete appunto preoccupare di rovinare il vostro lavoro con magari dei colori, quindi delle stroke, dei punti comunque di colore che non voluti. Inoltre possiamo usarli sia asciutti, asciutti appunto dal momento quindi che sono anche facili da temperare e sono anche resistenti agli urti, e quindi questi li rende molto adatti per creare appunto più strati, per aggiungere solamente dei dettagli o creare proprio degli effetti iridescenti. Quindi sono formati da questi pigmenti molto riflettenti e quindi danno, diciamo, il meglio di sé proprio sulla carta nera. Quindi queste sono le matite. E poi, altro prodotto bellissimo incluso in questa box, sono questi due marker Faber-Castell, e quindi già questo è praticamente, la marca è sinonimo di qualità, e sono appunto questi due marker Faber-Castell argento e oro, che hanno questa punta molto sottile da 1,5. Questi marker sono molto, diciamo, utili per aggiungere appunto a tutta la gamma appunto Faber-Castell, sono adatti per moltissimi tipi di superfici come chiari, scuri e carte quindi colorate, così come anche la plastica liscia, la plastica trasparente, la porcellana, il vetro e il metallo. Sono inoltre
a prova di macchia e anche di fuoriuscite, quindi comunque di spruzzi, e quindi questo assicura che il lavoro che stiamo facendo appunto rimanga pulito e ordinato durante appunto tutto il disegno. Infatti non hanno bisogno né di essere agitati come altri marker o di essere appunto premuti per far uscire il prodotto, come invece appunto succede con altri prodotti simili trovati nelle box precedenti. Quindi sono già pronti all'uso dal momento in cui già si rimuove appunto il cappuccio. Quindi usateli con tutti gli altri, con le matite appunto queste qui metalliche, per creare degli effetti appunto metallici fantastici. E il tema del mese per il disegno è Squared Away. Ah, questo è l'adesivo che era compreso nella box, ovviamente in stile metallico e ramato, visto che il colore di questa box appunto è il ramato, bellissimo. Faccio vedere cosa ho creato. Allora, ho creato questo disegno molto semplice, però molto squadrato. Un po' anche, essendo appunto questo il primo video dell'anno, ho voluto appunto fare una scritta, ma ci ho messo per misurare, per cercare appunto di farla comunque abbastanza precisa, anche se precisissima non è. Però insomma, ecco, ho aggiunto i marker qui, ci ho fatto quindi tutte queste decorazioni, e non so se si vede, ma brillano veramente tantissimo. E anche i pastelli li ho utilizzati per creare l'effetto sfumato della scritta, e anche questi brillano tantissimo, e devo dire che veramente questi colori si mischiano perfettamente quando appunto uno va, cioè va a colorare sopra l'altro, si mischiano perfettamente, quindi creano un effetto abbastanza sfumato. Ma visto che sono water solubili, io ho voluto provare a fare appunto questo esperimento creando una galassia. Però devo dire che non sono affatto così. Io non so se è perché ho utilizzato un water brush, magari serve un pennello più duro, più spesso, e proverò. Però come vedete le macchie di colore sono rimaste macchie di colore e non si sono assolutamente dissolte, quindi per me questo effetto non funziona. Però proverò di nuovo con appunto un pennello più spesso. Comunque in generale, per colorare in questo modo, mi sono piaciuti veramente tantissimo questi prodotti. Sono morbidissimi da utilizzare, questi pastelli sembrano quasi cremosi quando li si usa, sono veramente bellissimi. Poi io adoro i disegni sulla carta nera perché risaltano veramente tantissimo. Direi che così come ho iniziato, concludo questo video con un altro biscotto, buonissimi. Non capisco quelli che dicono che non sanno di nulla. Cioè, già solo perché sanno di Nutella, sono buoni, buonissimi. Quindi concludo con un altro biscotto. E vi ricordo di seguirmi sui social. Sotto trovate i link, soprattutto Instagram, e anche di iscrivervi al canale, ovviamente. E niente, ci vediamo al prossimo video, e ciao!